ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo nuovissimo vlog, ovvero il primo vlog di questo canale. Oggi volevo deciso di portarvi un vlog un po' particolare, a parte che è un po' come non so cosa, però vabbè. Ho deciso di portarvi appunto un video un po' particolare, dove non parleremo di cose strane, ovvie, cose del genere, ma bensì volevo dirvi una cosa riguardante a una cosa che mi è accaduta oggi, ovvero è da un paio di giorni che maturo dentro di me una certa voglia di come dire, la voglia di comprarmi una console da DJ. E appunto ho avuto l'occasione e ho un prezzo medio che non costava né troppo ma nemmeno così poco, non era così economica, però comunque era una buona marca e ho deciso di comprarla. E appunto questo è il nostro pacco e che oggi andremo a appunto spacchettare. Dire che sono euforico e dir poco, perché sono più che euforico. E appunto dire che potremo quindi cominciare a spacchettare. Fanculo ad Amazon, non noi siamo Amazon Prime, fanculo merda, perché lo fottete. Voglio farvi vedere quello che è appunto il nostro contenuto. Allora, apriamo. Abbiamo, eccolo! No, ragazzi, non avevate, grazie Amazon per avermi dato della carta inutile con cui non posso neanche togliermi il culo. Togliamo via quest'altra carta, eccola, questa è la nostra console, la DJ Control Air Plus S Series. Allora, vediamo un po' di caratteristiche. È large e ha un microfono, il control, che cazzo vuol dire il control? Vabbè, esci, dettagli. Ma sinceramente mi sembra un gran pezzo di sfigata. Allora, tiriamola fuori. Allora, lì, qua c'è ancora qualcosa, non c'è più niente, allora, via, inutile. Mamma mia, che figata! Sono altro che euforico, infatti qua ci sto facendo tipo un... bene, ho sentito subito un rumore molesto che non mi piace per niente. Vabbè, queste sono cose che capitano. Allora, ecco, questa è la nostra console. Non mi ho dato il computer, ma in realtà sono cose che segreti di stato che non potete sapere. Allora, qui abbiamo i nostri due cavi, se riuscite a vederli, che la fotocamera è quel che è una fotocamera del cazzo. Vabbè, scialla. Allora, qui abbiamo Mix, HotQ, dovrebbero essere tutti, infatti tutte le componenti, quello che sono, a cosa servono. Allora, ok, non c'è niente che ci interessa di qua nemmeno, perché abbiamo Deuce 40. Per chi non lo sapesse, ecco, Deuce 40 è precisamente questo, perché ci sono varie versioni di non so neanche come cacchio si pronuncia, e c'è Deuce 18, 18 gradi, 40 e cose del genere. Noi ho deciso di prendere Deuce 40 e abbiamo fatto bene, anche perché questa non è che lo decide, però dice che è quella più ottimizzata cosa. Allora, rispacchettiamo. Un disco dove penso che sia appunto il disco per le istruzioni, con altrettante istruzioni. Oltre a queste, però chi se ne frega, noi siamo già DJ professionisti, chi se ne frega delle istruzioni. Allora, apriamo anche questo. Ok, la nostra non so neanche cosa possa essere. Allora, di qui abbiamo la presa USB
che dovrebbe essere quella dove dovremmo inserire questa presa. Qui mix con RL, queste cose qui dovrebbero essere quelle di uscita, ovvero dove esce il canale. Poi abbiamo questo blocco qui che non so bene cosa possa essere, però deve essere qualcosa tipo che la blocca, ma non so cosa possa servire. Di qua invece abbiamo il master, ovvero il volume principale, che appunto ci regola il volume principale. E qui abbiamo il cavo dove possiamo mettere le jack, che però non so, un cavo jack che però non so cosa possa essere, forse questo il cavo di uscita. Qui c'è quello per le cuffie, per appunto per ascoltare la canzone, e qui c'è quello dello speaker e del appunto per aumentare o abbassare il volume dello speaker. E volevo vedere invece cosa servono queste Q e Mix, che sono curioso di sapere a cosa possono servire, dal momento che proprio non so cosa possano realmente servire. Allora, Q e Mix 25 25 25 25 25 25, poi non si vede un cacchio, però porca puzzola. Mettesse a fuoco, Madonna santa. Q-Mix, lo leggo io. Monitoring on headphones, ovvero sarà sempre per quello. Ma dato che la batteria si sta per scaricare, direi di fare un outro molto veloce. Vi farò vedere in azione questa di console in un altro momento. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi chiedo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video.